Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo a risolvere un esercizio di calcolo delle probabilità. Il testo dice: un'urna contiene 20 palline numerate. Calcola la probabilità che, estraendo una pallina, esca un numero dispari oppure un numero minore o uguale a 6. Come vedete, questo è un esercizio abbastanza facile da gestire. Se semplicemente andiamo a considerare le 20 palline numerate e analizziamo quali sono gli eventi. Osservate che la parola principale che ci fa capire come affrontare l'esercizio è la parola oppure. Infatti, nel momento in cui leggo oppure, capisco che devo andare ad applicare le formule della probabilità dell'unione di eventi. In particolare, dovremmo considerare gli eventi numero dispari oppure numero minore o uguale a 6. Quindi sono due eventi di cui andare a calcolare l'unione. Procediamo con ordine e andiamo a vedere il primo. Quindi indichiamo con A l'evento che esce un numero dispari. Ovviamente, vedete, ho cerchiato in rosso tutti i numeri dispari, troviamo 10 numeri dispari sulle 20 palline totali. E quindi avremo facilmente che la probabilità dell'evento A è 10 ventesimi, cioè un mezzo. Similmente andiamo a considerare l'evento B, cioè esce una pallina con un numero minore o uguale di 6. Vedete qui l'ho evidenziata in giallo, sono ovviamente 6 e quindi la probabilità di B sarà 6 ventesimi. Ora, ricordando che dobbiamo andare a calcolare la probabilità dell'unione, dobbiamo considerare la parte di intersezione, quindi le palline con numero minore o uguale di 6 che sono dispari. Vedete facilmente che queste palline sono soltanto la numero 1, la numero 3 e la numero 5, quindi abbiamo 3 palline su 20 possibili. E quindi, come vedete, la probabilità dell'intersezione dell'evento A con l'evento B è 3 ventesimi. Per svolgere quindi l'esercizio, andiamo ad applicare la formula di calcolo della probabilità dell'unione, che ci ricordiamo dire la probabilità di A unito a B è la probabilità di A più la probabilità di B meno la probabilità dell'intersezione. Quindi, riportando i tre valori che vi ho già spiegato prima, quindi 10 ventesimi più 6 ventesimi meno 3 ventesimi, troviamo la probabilità richiesta, 13 ventesimi. E questo conclude l'esercizio.